La scheda didattica sui frutta e verdura di stagione oggi riguarda particolarmente un vegetale che probabilmente molti non conoscono, ma che ha una lunghissima storia in questo territorio. Parliamo del peperoncino dolce di Fiume, chiamato anche friariello, da non confondere con quelli i friarielli che dice che fate con le cipe di rapa, quindi chiamata anche friggitelli. Questo peperoncino dolce di Fiume è oggetto di una delibera di 21 comuni per renderlo prodotto DOP. Questa praticamente è stata presentata già nel 2004 e da poco ripresa. Cioè, questo peperoncino fa parte del trio vincente di questo territorio, perché abbiamo già il San Marzano DOP, abbiamo già il cipollotto DOP e infine si aggiungerà il peperoncino dolce di Fiume. Caratteristica importante, perché c'è molta imitazione, pensate bene, questo peperoncino dolce di Fiume. L'imitazione, innanzitutto la lunghezza, secondo i parametri stabiliti e che sono stati depositati alla Comunità Europea per il riconoscimento DOP, deve andare dai 6 centimetri a un massimo di 12 centimetri. E la somma deve, poi diciamo, la testa deve essere variamente piegata, quindi vedete non ha una forma molto precisa, ma quella che è più importante sono i tre lobi che deve presentare, 1, 2 e 3. Quindi se volete in qualche modo, cioè, riconoscere il friariello DOP, che si chiama friariello nocerese di questo territorio, quindi bisogna fare tutte queste verifiche, anche perché è ampiamente, diciamo, copiato. Si vende anche, diciamo, un facsimile prodotto in altri territori. Perché come è stato introdotto nel nostro territorio? Carlo d'Angiò fece sorgere due monasteri. Uno è portato due monasteri sotto il controllo dei monaci cistercensi. Quest'ordine religioso era un ordine particolarmente importante in Francia, perché aveva delle regole molto severe di comportamento, ma soprattutto aveva nel suo DNA la conoscenza dell'agricoltura e la conoscenza delle bonifiche, la conoscenza di varietà nuove di vegetali e soprattutto avevano la conoscenza delle tecniche di coltivazione. Quindi il primo monastero in Campania, sotto a San Pietro, quindi e da lì praticamente i monaci portarono sia il peperoncino, ma portarono anche il cetriolo, quindi, e lo andarono a coltivare vicino al fiume Sarno. Ecco perché si chiama peperoncino dolce di Fiume, con un'altra caratteristica: praticamente viene colto quando ancora non è maturo, ma se noi andiamo a vedere il profumo è molto intenso e si può mangiare anche crudo, perché non è amaro e è dolce. Tra le caratteristiche nutrizionali più importanti di questo peperoncino, abbiamo basso contenuto calorico. Pensate che 100 grammi soltanto di questo peperoncino abbiamo intorno a 15 calorie. Poi abbiamo sali minerali come potassio, calcio, fosforo, ferro e magnesio. Abbiamo le vitamine del gruppo B. E abbiamo soprattutto acido folico, tiamina e riboflavina, che sono anche, diciamo, dei componenti che vanno molto bene anche alla salute delle gestanti. In più c'ha un contenuto impressionante di composti fitochimici, tra cui noi questi composti abbiamo l'acido clorogenico, abbiamo la curarina e la zeaxantina, che indicati soprattutto per abbassare il colesterolo, ma anche per la loro attività a difesa della nostra salute. Tutte le proprietà che la scienza medica, questo è stato un mio lavoro personale di ricerca, perché non c'è ancora, i lavori sono ancora in corso sulle proprietà benefiche del peperoncino dolce di Fiume, però se andiamo, hanno, eccola qua, tutti i benefici del peperoncino verde. Abbiamo ricco di antiossidanti, quindi ampiamente, come sempre
mi ripete, lo ripeto, gli antiossidanti sono la prima difesa della nostra salute. Poi praticamente vanno bene per il sistema respiratorio, rinforzano il sistema immunitario, sono ricche di calcio, ci servono a mantenere il peso, sono antinfiammatori, antibatterici, servono il sistema digestivo, migliorano la visione e soprattutto anche diciamo, cioè, la pelle più giovane. Come si diciamo le tecniche di cucina che si usano praticamente nella, diciamo, nella nostra tradizione culinaria, si usano a fare o fritti praticamente oppure si possono fare anche con la salsa. Quindi la friggere peperoncini dolci di fiume non c'è bisogno di portarla a temperature molto alte perché bastano pochi minuti, perché essendo molto tenere subito diventano croccanti. È uguale se noi abbiniamo i peperoncini anche con la salsa, anche in questo caso spesso nella cucina povera delle nostre tradizioni si abbinava con la carne. Un altro modo per cucinare i peperoncini dolci, io consiglio anche di tagliarla a pezzettini e mangiarli in un'insalata. In conclusione, è un prodotto di eccellenza del territorio, pochi ne conoscono diciamo, le virtù, ma sicuramente io ritengo che entra a far parte sia della famiglia dei superfood, perché è un alimento poco conosciuto ma altamente nutritivo e altamente protettivo per la nostra salute.